Siamo a esattamente 7 giorni prima di San Valentino e volevo fare un po' di shopping per organizzare bene la giornata. Come sempre ho cercato su Pinterest qualche idea per la giornata, ho semplicemente cercato San Valentino e ho visto un pochino quello che consigliavano e ho fatto su Notion una lista delle cose che voglio fare o voglio comprare, insomma, come lo voglio organizzare. Allora, prima cosa, fragole col cioccolato, super buone e super romantiche, però chiaramente queste le prenderò molto a ridosso della giornata perché le fragole vanno male appena le guardi, boh, stanno sta male. Poi voglio prendere una bottiglia di spumante e in particolare voglio prendere il Moët, però vediamo un po' cosa troviamo. Proviamo su vino.com. Oh no, quello classico che vorrei io è finito. Ok, vediamo che cosa caccio fuori. Allora, questo qui il totale è 60,90. Vediamo se abbiamo un altro sito che magari ci fa pagare meno di 7 euro di spedizione, siccome già compriamo 54 euro di roba. Ok, amici, missione compiuta. Alla fine l'ho preso su un sito che si chiama Vinatis. Poi ho scritto fiori rossi. Avevo guardato un po' su Colvin, ma non c'era niente che mi ispirava. Volevo le classiche rose rosse, però di mazzo carino c'è questo, che comunque non mi ispira tantissimo. Però l'altro giorno stavo guardando e ho trovato delle rose stabilizzate in un posto che si chiama Fleur de Paris. Allora, hanno tutti questi mini bouquet. Come si chiama? Non lo so, comunque quelle scatole super eleganti con le rose dentro. Costano tantissimo, però sono veramente belle. E puoi scegliere il colore della scatola, quanto è grande, vedete c'è anche solo con una rosina, è carina. Mi piace questa scatola qui, nera, con i dettagli dorati. Mi piace il contrasto delle rose rosse sul nero. Voglio la scatola quadrata. Ci scriviamo anche un biglietto di auguri. Cerco su Pinterest una massima da scrivere. Ok, questa mi piace. Quindi, fragole, moè, fiori rossi. Macaron, che anche questo sinceramente non so proprio dove trovarli, ma poi ho segnato decorazioni in generale, tipo petali o palloncini a forma di cuore. Ah no, è vero, ho visto una cosa su Amazon. Ok, trovato. Quindi con questo dovremmo avere anche delle decorazioni carine. Avevo poi segnato le mini cake, però chiaramente quelle le facciamo insieme. Ok amici, facciamo i primi unboxing di San Valentino. Prima di tutto Lorenzo mi ha preso questo bellissimo mazzo, quelli lì sono dei tulipani che aveva preso non so da un'altra parte. Comunque lui mi ha preso questo bellissimo mazzo che tra l'altro è abbastanza simile a quello che avrei voluto prendere su Colvin, però queste rose non sanno tanto di rose, non so se siano rose. Comunque, a proposito di rose, abbiamo le nostre protagoniste. Allora, questa scatolina per farvi vedere quanto è grande così. Io non ho la mano minuscola, però comunque è abbastanza piccolina. Però è veramente super elegante. Noi l'abbiamo lasciata adesso nello stand, però è veramente super cute. Però ho scoperto che cioè, non si può chiudere perché sennò rovini le rose. Quindi vabbè, per il momento la lascio qui. E già così è veramente. E queste rose profumano un sacco di rose, ma un sacco! E poi abbiamo il nostro bigliettino che ci siamo scritte da sole. Souls don't meet by accident. E quindi niente, questo per ora è l'angolino rose, super romanticone. Poi mi è arrivata un'altra cosa. Allora, a parte queste ghirlande di Ikea che avevo tenuto da Natale, le ho prese per Natale, mi è arrivato Amazon. Allora, da dove si comincia? Cosa sono questi petali? Ragazzi, i petali impacchettati singolarmente, anche no. Poi abbiamo le candeline, che carine. Poi abbiamo questi fiorellini super sberluccicosi. E poi abbiamo qui in fondo dei palloncini. Non mi sembra molto un cuore, sinceramente, però vabbè, è veramente un bellissimo kit. Comunque questi petali sono fatti tipo, cioè, tipo della stoffa delle tovaglie di Natale che ti vendono, quelle usa e getta.
Ok amici, abbiamo fatto un po' di fragole, adesso molte sono in frigo ad asciugare. E poi abbiamo fatto l'impasto della torta, ci siamo un po' arrangiati e ne abbiamo fatto uno vegano un po' a caso. Vediamo come viene. Ci siamo basati su un video di Elefante Veg, però la ricetta originale era col cacao, mentre noi la vogliamo super semplice perché abbiamo un sacco di dolci da mangiare, quindi non la volevamo troppo nauseante. Adesso cerchiamo una teglia o più teglie dove fare le mini cakes e finiamo le fragole e poi più o meno siamo a posto. Allora, aggiornamento, mi sono un po' truccata come potete vedere, pensavo di fare un trucco super rosso con un botto di glitter rossi, poi in realtà non ho voglia. Quindi noi a questo punto abbiamo tutte le fragole pronte, abbiamo le decorazioni in realtà ancora da sistemare e abbiamo la torta cucinata, però chiaramente abbiamo aspettato l'ultimo momento per fare la decorazione. Quindi io pensavo già di tipo apparecchiare un pochino il tavolo e poi vediamo cosa fare, sì, magari mentre apparecchio il tavolo poi sistemo un po' di decorazioni sia in cucina sia in camera da letto. Allora, stavo dando un'occhiata alle decorazioni e direi che inizio a spargere un po' di petali in giro. Allora amici, siete pronti? Come vedete ci sono un sacco di petali in giro e di qua abbiamo messo le candeline a forma di cuoricino. Ci sono tutti i petali sul nostro lettino, ci sono altri petali, insomma ci sono petali un po' ovunque. Abbiamo messo i LED rossi, poi qui sul comò ho messo il mazzo che mi ha regalato Lore, molto cute, e poi abbiamo messo un incenso che accenderemo dopo. E poi altre candeline. Stiamo guardando un video della Facchetti dove fa vedere le cose che c'erano a Lidl per la settimana di San Valentino e c'erano cose bellissime. E Lorenzo era andato a Lidl e non ha preso niente! C'erano dei tomini a forma di cuore, vedete degli gnocchi qui a forma di cuore, dei ravioli rossi a forma di cuore. Oh, guarda, ma quanto è carino! C'è questi ravioli qui, quanto sono carini! Comunque io avevo mega fame e allora ho mangiato un barattolo di lenticchie in scatola e un barattolo di piselli e abbiamo deciso che facciamo le patate al forno e le mettiamo in queste scatoline che Lorenzo ha buttato. Queste scatoline qui a forma di cuore dove abbiamo preso le fragole. Allora, ci siamo cambiati, spero che non ci sia troppo rimbombo nella stanza. Stiamo guardando Doctor Who, qui è tutto apparecchiato, cioè in realtà ci sono solo le fragole. Abbiamo deciso di fare le patate,
quindi adesso sono in forno, tra poco saranno pronte. E volevo assaggiare questi pasticcini qui. Questi qui sono i pasticcini, diciamo, che non si intonavano agli altri. E quindi niente, li mangeremo perché non sono instagrammabili. Allora, dai, assaggio il primo. Vai. Ambo zabaio. Ma diffusa le fai sempre solo tu. Pium pium. Pium pium.